Torniamo in Italia e parliamo di morti bianche, perché di lavoro purtroppo si continua a morire nel nostro paese. Oggi ha perso la vita un operaio di 58 anni rimasto intrappolato in un tornio industriale a Gorgonzola nel milanese. 189 gli incidenti mortali nel primo trimestre di quest'anno. Anche le denunce di infortuni sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo del 2021 e sono gli ultimi drammatici dati INAIL. E sul diritto inderogabile alla sicurezza sul lavoro è intervenuto anche il Capo dello Stato, che a Udine ha incontrato i familiari di Lorenzo Parelli, lo studente morto durante il suo ultimo giorno di tirocinio. L'inviata è Nadia Zikowski. È accaduto ciò che non deve accadere. Il Capo dello Stato anticipa le celebrazioni del 1° maggio con l'abbraccio ai genitori di Lorenzo, morto a gennaio durante un tirocinio. Sceglie di andare di persona nella scuola Bearzi di Udine, frequentata dal giovane, e da qui rivolge un pensiero a tutte le vittime sul lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Il valore del lavoro per voi giovani e per chiunque non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. È giusto accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, dice. Altrettanto importante però è creare un sistema che rispetti i loro diritti, combatta la scarsa occupazione, lo sfruttamento, la precarietà, spina nel fianco della coesione sociale. Le risorse del piano di ripresa sono un'occasione, insiste. Il mondo di prima della pandemia non tornerà, ma possiamo ricominciare a progettare. Viviamo una stagione intensa, per molti versi drammatica, ma il modo più efficace per affrontarla è non rinunciare a progettare il futuro. Sulla ripresa è piombata una guerra insensata contro un popolo, quello ucraino, che va sostenuto nella sua resistenza, dice. Una crescita superiore alle previsioni, almeno fino agli effetti del conflitto. Il traguardo di umanità a cui è necessario tendere resta la pace.